distanze e deve impegnare tutte e due le devi aggredire e non prendere. Siento que hay que decir que no siento que el elemento de la sangre es que no me da ni una. ¿Por qué? ¿Qué se lo siento? A lo mejor si es normal, y no es que es normal. Me llama la posición a un momento de su casa. Ya no me da ni una entera, si la vida es para hacer una familia. No me crede en que la vida. Y ahora se crea una estonía, porque lei dice que no, no es normal. Pero en fondo pensa, ahora dice, forse es normal, yo no lo so questo. Pensare un posto di scappare, sì, di sempre, Maria, senti lo spirito, lo spirito è lo spirito che mi fanno il corpo, anche io se lo trovate in un posto fisicamente in un posto spiritualmente in un posto spiritualmente sarà lì, quando sogno non succede per sé. Non tu sogni, non puoi risultare? Sei a letto. E pure viaggi, guarda. Non tanto viaggia la donna. Non so, come sta facendo? Senti anche la sveglia, non succede. Rispetto. Che non sento la sveglia. Vede? E con che lo spirito non sta la sveglia. Questo sono cose che non sono. Questo sono cose che non sono. Malattie. Tutto questo che la ricerca. Non è contento. Tu devi sempre augurarti di essere forte. E quando si è forte non si vede. Non puoi mai perdere. Mai. Perché il maestro, la mia carne è debole, il mio spirito è forte. E quando lo spirito è forte, la debolezza della carne viene dominata. E non è solito? Quindi non si è affatto ammalato, stai bene, sei una ragazza sana. E augurati sempre di essere grazie di questa verità. E che la verità cambia in te. Liberi davvero, no? Liberi così. Deve essere ricettivo. E in questi tempi dobbiamo essere più forti che mai. Perché i cornuti ce ne tanti, dai. Sono i crescono con i figli. Questa è la mangia mia. Anzi, non ci dobbiamo fare ingornare, fare un tori con il torero. La mantiglia la dobbiamo bene addestreggiare. La mantiglia si chiama. Muovere bene la mantiglia quando viene il toro con il torero. Il toro vorrebbe ingornarci, ma noi siamo molto esperti e lo facciamo stancare. Facciamo che anche canti. L'uomo è un animale. L'ombre è un animale. Soltanto che è peggiore degli animali. Forse una cosa, un istinto ragionato, un'intelligenza, che l'animale tiene una intelligenza, non ha un istinto collettivo, però obbedisce alla legge. Quando l'animale tiene un istinto collettivo, però alla legge. Obbedisce alla legge. Perché due passeri non è che vanno a covare le uova. Due passeri maschi non vanno a covare le uova. Invece non oggi tendiamo di far cuore. E los animales, dos machos non vanno nunca juntos, no?
Quando los hombres suceden. Questa è la legge che abbiamo prevaricato. Esta es la ley que prevaricado. Una delle tante leggi che abbiamo prevaricato, cioè che abbiamo roto. Una de las muchas leyes que hemos roto. Che abbiamo, esatto. Sodoma e Gomorra oggi ce ne a non venire mai. Oggi Sodoma e Gomorra hai tantas. No, ai tempi d'oggi Sodoma e Gomorra era. Para los tiempos que corren, los tiempos de hoy, Sodoma e Gomorra ya casi era il padre. Non solo era sopportabile, ma anche pulita rispetto a quello che si fa. Comparación con lo que se hace hoy y casi eran limpios y puros los de Sodoma e Gomorra. Infatti lo dice. De hecho, lo dice, avete enormemente superato gli stinti bestiali, enormemente superato dei sodomiti e dei gorromiti. Los instintos bestiales. Non vi aspettate che la punizione sarà minore rispetto a quello. No esperéis que el castigo sea inferior al de Sodoma e Gomorra. Será mayor. Avete sentito che ci sono scosse di terremoto dappertutto? Habéis oído que han sucedido más movimientos sísmicos. Sì, no, sempre sono esistiti. Dopo mese. Dopo mese. Ma dappertutto durano per anni queste qua. Sia sesta, sia sesta. Ma sai, i clienti se ne stanno fregando, sai, a se si sa mangiare. La gente le dà i guanti. Se non se l'hanno. Farà ora per il final dell'anno. Ci sono abbuffate, se ne stanno fregando. È capodanno. Soltanto che la legge fa il suo. Niente da fare, i genti lo scandono dalle cure di tutte. Riconoscere la sincerità dell'ipocrisia. Guarda, si può distinguere la sincerità dall'ipocrisia. La sincerità dell'ipocrisia. Ma non la potrai distinguere se non la sperimenti. Però se tu non lo sperimentas, non potrai distinguerlo. La devi sperimentare. Chi l'ha sperimentato? L'esperimento ti dà l'esperienza. La sperimentazione ti dà l'esperienza, no? Quanto tu e ti dà il conoscimento. Ad esempio. Quando tu, per esempio, hai conosciuto che cos'è l'odio. Quando tu hai conosciuto che cosa è l'odio. E continua ad odiare. E tu continuas a odiare. Non sei giustificato. Entonces non se ti puede giustificare. Però tu lo sientes. Il Signore ci dà i mezzi a noi. Il Signore nos dà los medios. Ma quanto da questi mezzi? Quando? Tu ricavi conoscenza. Attraverso questi mezzi tu sacas conoscimento. E acquisisci l'esperienza. E llegas a adquirir esperienza. Sai. Entonces sabes. Non ignori più. Ya no eres ignorante. Se tu continuas a ignorare ipocrisia, si tu continuas a ignorar, habiendo podido saber, entonces es ipocrisia. Sé que es poco citata porque es muy sincera. E allora questa sincerità a volte può spiacere altri, non è tanto che spiace, cioè può dargli stupro, ecco, può disturbare gli altri, ma anche se lo fa con buona volontà può venire male a ricevere. Guarda, no? Quello che importa, lo che importa alla tua coscienza, delante a tua coscienza è quello che dai con sincerità, è ciò che tu dai con sincerità. Se gli altri non sono in grado di ricevere, se los demás no son capaces de recibirla, no tienes que sentir amargura. Si da sinceramente. Se da con sinceridad. Quello che sinceramente si sente. Se da lo que se siente. Sinceramente de dar. Se lo reciben, viene, se no, no es culpa tuya. Ma questo non ti deve rammaricare.
Però non tienes che sentire amargura. Tu devi dire sempre così a coloro che... Tu debes decir a estos che non ti entienden. Io do sinceramente. Io doy sinceramente. O dico sinceramente. O digo sinceramente. Quello che sinceramente do. Lo che sinceramente doy e digo. Se ti capiscono, ti capiscono. Si te entienden bien, si non ti entienden. Non sono talmente svegli da capirti. Quiere decir que no son bastante despiertos para entenderte. Sai, c'è il pecoraio. A el pastor. Que chiama le pecore con un che llama las ovejas silbando, ¿no? Le pecore piccano le orecchie. Las ovejas levantan las orejas. Ma non tutte le pecore. Ma non todas las ovejitas. Le pecore che lo capiscono. Las ovejas que lo entienden. Hay otras ovejitas que no lo entienden, entonces hace falta el bastón, una piedra o lo que sea. Normal es en la nuestra especie. Esto es normal en nuestra especie. Sí, una lotta, es como una lotta tra el espíritu y la carne. Direi, non direi una lotta, è più una presa, deve essere una presa di Más coscienza. Ma che una lucha è quando tomar c'è la presa di coscienza, questa lotta non dovrebbe esistere. Quando tu has tomato coscienza, la lucha ya non tendría che esistir. Come ti chiami? Margarita. Margarita, non è il cavallo che guida il cavaliere. Non è il cavallo il che dirige il ginete. È il cavaliere che guida. È il ginete che tiene che guidare il cavallo. La supremazia del cavaliere, ma supremazia è sempre del ginete, nunca del cavallo. Lo stringi il cavallo, va dove vuoi. Tiene che tirare las riendas. El ginete. Se tu lasci le redene, ti porta. Tu le dejas las riendas, él te lleva donde quiere. È la misma pregunta che la gente. Sì. Claro, pero sabes, a veces hay también la forma de decirlo. ¿Eh? Hay mucho la forma. Las mismas palabras con un tono de voz diferente ya viene aceptado o viene rechazado. Un ejemplo. Te doy un ejemplo. C'è stato un ingegnere. Había un señor, un ingeniero, reunito, que estaban reunidos. C'erano uomini e donne. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Estaban reunidos. Yo esco fuori. Eugenio sale. Mi incontra questo ingegnere. E lo incontra este ingegnere. Mi fa, dice, signor Siracusa. Dice, signor Siracusa. Ma ah, un harem lei. Usted ha hecho un buen harem. Io non è che mi sono irritato. Dice, io non è che mi he puesto nervioso, menos en apariencia. Con la calma. Con la misma tranquillità. Io sì, ingegnere. Sì, signor ingegnere. Per essere completo manca sua moglie. Per essere completo il harem manca solamente sua moglie. Dice, ma io scherzavo. Dice, no, io stavo bromeando. Ingegnere, io ingegnere, io también stavo bromeando. Ma visto che è un harem, no? Con l'harem, no? No, perché tienen los árabos che tienen la casa di senza farlo sentire la forza. Harem, harem. Entonces le dice Eugenio, come veía, ah, usted se ha hecho el harem. A quando dice, sì, para ser completo manca solamente su mujer. ¿Entiendes? Dice, yo probaba. Y yo también probaba. Siempre con la sonrisa, pero cuando hay que disparar, se dispara. Con el miel en los labios. Con la miel en los labios, pero... Cati. La parola. La palabra. La palabra. Può uccidere. Puede matar. E può edificar. O puede edificar. En las mismas palabras, según como vienen dichas. Qui c'è una vibrazione. È la vibrazione. Nella voce. La voce tiene una vibrazione molto. Puoi far diventare un assassino. Tu puoi convertire un assassino. Con la parola. In un angelo. In un angel solamente con la parola. C'è más de lo que tú dices, la vibrazione che sale dalla bocca. Dalla bocca. O anche dal pensiero, eh? Esatto. Cioè, quando vede un'ingiustizia. Sì. Io sono come te, io sono come te, io sono come io te, come non è che io rimango freddo. Sì, sì. Eugenio dice lo che ti quiere dire con molta tranquillità davanti alla persona, habla lo mismo. E poi quando llega a casa coge tutto e lo tira, no? Però ya sta in casa. Però davanti alla persona sempre tener la calma, questo è importante. Que no diventi subito. Però dice eso che tienes que decir. A los 5 minutos voy donde esa persona digo, oye, perdona, si a lo mejor he sido un poco impulsiva diciéndotelo, pero te lo digo por bien tuyo y por amor, ¿no? Y no siento ningún rechazo hacia la persona, al contrario, siento amor hacia ella. Sí, ¿hay que decir? Sí, capitico la cosa. Lo so.
senti amore nel momento in cui... Io non sai che tu sientes amor quando tu nel momento con un poco di impulsione lo dici. Quando tu trovi... Quando tu incontras... Un muro da battere... Una pared che hai che tirar... Fai come Josué. Tu tienes che fare come Josué. Abbattilo. Tirarlo... Con le vibrazioni. Con le vibrazioni. Altrimenti non potresti entrare a Gerico. Se no, non potresti entrare a Gerico. Che la... Sono antagonisti di Cristo. Lo supposto di Cristo. Sembrano di essere con Cristo, ma sono antagonisti di Cristo. Sembrano di essere con Cristo, però in realtà tu non contro Cristo. Ecco perché si chiamano falsi Cristi. Per questo si chiamano falsi Cristi. Perché dicono di essere con Cristo, però le loro opere sono tutte in opposizione alla volontà. Però sul suo braccio stanno tutte in opposizione con lo che dice Cristo. Una sola persona. Una sola persona? Ha il destino del mondo nelle proprie. Il destino della umanità dentro le sue mani. Sulla terra. Perché ha ereditato l'umanità. Perché questa persona ha ereditato la umanità. O sea, su destino sì, è legato al destino dell'umanità. Decide del destino dell'umanità e del mondo. Ma decide anche della salvezza dei 144.000. Sobre la salvación de la humanidad, o sea, sobre el destino de la humanidad, e también sobre la salvación de los 144.000 y de todos los que son stati redenti attraverso questa forza. Se han arrepentido a través de esta fuerza que son 144.000. Que son 7.462.000. 7 milioni, eccetera, eccetera. Però non tutti questi 7 milioni 400 mila saranno elegiti. Saranno perché parte di questi 7 milioni saranno assunti in cielo. Parte di questi saranno llevati in cielo. Ma non tutti. Però non tutti. Perché ci saranno molti chiamati. Perché avrà molti chiamati e pochi elegiti. Perché pochi elegiti? Perché pochi elegiti? Perché all'ultimo momento. Perché all'ultimo momento. Ho il timore. O il timore, o l'orgasmo, o l'orgasmo, o la paura di perdere quello che si possiede, o il miedo di perdere los efectos, los sentimientos de sua vita, saranno presi dal laccio della dissuasione, saranno cogidos per il laccio della dissuasione, così come ha fatto la moglie di Lot, así como hizo la mujer de Lot. E non è possibile mentire. E non è possibile mentire. Perché coloro che prelevano sanno tutto. Perché los che ellos prelevaranno saben todo. Eugenio, si parla spesso di eletti. Cos'è l'elezione e chi sono gli eletti?
eletti e chi sono i chiamati e soprattutto cosa debbono fare per essere eletti. Per essere eletti bisogna essere chiamati, educarsi, avere coscienza spirituale della verità, non soltanto psicologica, mentale, ma spirituale della verità per essere chiamati, non eletti, perché l'elezione comporta enorme sacrificio di comportamento nella vita. Per cui non è, i chiamati sono molti e gli eletti saranno molto pochi. Molto pochi, sì. I chiamati sono parecchi, erano 6 milioni, adesso sono 600.000. E secondo te continueranno a scendere? Beh, ad Adoniese si interessava soltanto un maschio ed una femmina. Basta. Per rifare, per ripopolare la terra e fare il nuovo cielo e la nuova terra. Invece, a me ha dato un programma ben preciso, che ne stiamo parlando, di istigare al massimo la gente ad essere cosciente della giustizia divina.